La stagione outdoor del Comitato Regionale Veneto si chiude con più di 500 partecipanti al campionato di società categoria ragazzi, forse la gara più importante per quanto riguarda l'attività promozionale dell'atletica, dove è ancora il divertimento a giocare il ruolo predominante. La prestazione si ricerca alle Olimpiadi. Sotto le Olimpiadi bisogna sempre divertirsi, addirittura qualche medaglia olimpica dice che arriva alle Olimpiadi alle medaglie divertendosi, quindi quel sottofondo di gioco ludico, di voglia deve rimanere. E a proposito di Olimpiadi, ecco Chiara Rosa, atleta delle Fiamme Azzurre. Lei si allena da sempre qui a Borgoricco. La Libertas Samp era la sua società quando da piccola muoveva i primi passi. Ho un ricordo meraviglioso di queste giornate perché sono momenti di condivisione incredibili per un ragazzino. Poi quando sei un po' più grande, diciamo che comincia a diventare un po' più complicato. A Borgoricco crescono i piccoli campioni con grandi esempi davanti. Lei, Anna Bonato, ha vinto in casa la gara di getto del peso. Voglio andare fino a dove è arrivata Chiara Rosa e battere i record come ho già fatto, perché è un mito. Un piccolo mito per me, perché lei è cresciuta qua, gli ho battuto il record, questa è la seconda volta e sono davvero contenta, perché io ho usato le sue cose che ha usato lei, la pedana, tutto quanto, e sono felice di forse diventare una come lei. Anna Bonato è già proiettata verso grandi traguardi. L'entusiasmo non manca di certo al suo primo anno di atletica leggera. È il primo anno di atletica ed è la seconda volta che prendo la medaglia d'oro. No, la terza, sì. Dopo essere diventata campionessa provinciale con 13-19, qua ho ribattuto il mio personale. E sono arrivata a 13:32 ed è stata la cosa più felice perché ero a casa mia e sapevo che tutti contavano su di me. La Libertas Samp ha ospitato questa manifestazione, società che lavora con i giovani, sono quasi 300 i tesserati, e che opera nei comuni di Borgoricco, Campo San Piero, Campo d'Arsego, Loreggia, Massanzago e San Giorgio delle Pertiche. Ha tracciato la strada da seguire già molti, ma molti anni fa, con intuizione del padre nobile Lionello Genesin, di consorziarsi. Di solito ci troviamo circa ogni 50 giorni per coordinare tutte le attività sportive del territorio, un territorio di circa 100.000 abitanti che comprende 11 comuni della federazione. Abbiamo 50 persone qua che lavorano oggi, tra ragazzi di categorie superiori che abbiamo noi e i vari collaboratori tecnici e dirigenti. E questo qua ci fa ben sperare per il proseguimento della società. È bellissimo vedere l'impianto così pieno di gente, proprio perché abbiamo una società che è di un certo livello e l'amministrazione comunale ha sempre investito e continuerà ad investire. Partiranno la settimana prossima i lavori di copertura della tribuna, ecco, con l'obiettivo che lo sport sia sempre più partecipato anche dai nostri ragazzi e dalle persone giovani. E questi sono i regali che l'amministrazione comunale fa alla Samp, che quest'anno festeggia i 30 anni di attività. Per l'occasione è in programma una grande festa il 9 dicembre nell'auditorium di Campo San Piero. Sentiamo uno degli storici fondatori della società, oggi consigliere del Comitato Veneto. È una cosa a cui ci teniamo particolarmente perché siamo stati le prime, 30 anni fa ci hanno presi per pazzi perché abbiamo messo assieme quattro squadre di atletica, e però siamo ancora qui. Ma torniamo alle gare. Il campionato di società se lo portano a casa il CSI Fiam Vicenza nel maschile e l'Athletic Club Belluno nel femminile, confermando quanto già fatto nella passata stagione in quel di Marostica. Il Fiam, trascinato dalla velocità di Alessandro Cappellari nei 60 piani e nella 4%, ha superato di misura il Marconi Cassola. Terzi a pari punti i bellunesi dell'Ana Feltre. Sono entrato da 1,25, poi ho saltato le misure, poi sono andato avanti fino a 1,43, poi sono andato avanti facendoli tutti, arrivando a 1,55. Poi ero rimasto solo in gara e volevo fare l'1,59, che sarebbe stato il mio personale, però non sono riuscito. Nei 60 ad ostacoli, ottima prestazione del versatile Jemal Furlani, che si impone con il tempo di 8,83. Al femminile, nei 60 piani, vittoria dell'atleta della Biotecna Marcon, Giada Visentin. Per lei e per tutti i suoi compagni, un enorme striscione in tribuna. L'abbiamo fatto noi atleti e gli allenatori.
ed è per tutti, cioè i ragazzi, ragazze, tutti. All'inizio ero un po' tesa e dopo però correndo, cioè, sono un po' tranquillizzata. Volevo vincere, ma però avevo intenzione solo sui tempi oggi, però è stato divertente, anche mi sono divertito. Faccio 60, appunto 60 ostacoli, 60 piani, lungo, salto in alto, 1000 anche. Vorrei continuare a fare un po' di tutto perché mi piace, perché mi diverto anche. E se nel maschile la vittoria del FIAM è sembrata non essere mai in pericolo, nel femminile la lotta è stata molto più serrata. Solo il successo finale nella 3x800 ha dato la certezza della conquista del titolo alle bellunesi dell'Athletic Club, ai danni del solito FIAM e del Ponzano, che si è portato a casa la 4x100. Le ragazze hanno trattenuto a stento la gioia al termine della serata. Giri d'onore attorno alla pista al calar della sera per una vittoria che le atlete hanno cercato fin dalle prime gare. Ho fatto un gran tempo, ho fatto un po' di fatica anche perché non era un periodo molto buono, però sono contenta. Migliori risultati tecnici della giornata: il 60:31 nel Vortex di Bereket Pozzebon dell'Atletica Ponzano e di 9:36 di Gloria Gollini del Cassola nei 60 ostacoli. A loro è andato il Memorial Luciano Luisetto, a ricordo dello storico presidente della FIDAL Padova, mancato di recente. Il presidente provinciale amava i giovani e lui era entusiasta quando organizzava questi tipi di manifestazione, e noi del comitato, perché faccio parte del comitato provinciale, abbiamo voluto dedicare appunto questa manifestazione al primo memory a Luciano Luisetto, per ricordare la persona, il valore che dava ai giovani e la disponibilità che aveva presso la federazione, presso tutti quanti le società sportive del Padovano. Abbiamo voluto insieme alla Samp, perché lui amava questo tipo di gare con i ragazzi, lui è nato con i ragazzi e per i ragazzi, quindi è stato doveroso, insomma, da parte del comitato provinciale, o comunque quelli che siamo, nel senso che dopo la scomparsa di Luciano il comitato è decaduto ufficialmente da statuto ed è stata messa dal comitato regionale, insomma, questa figura che è la mia, che andrà avanti, porterà avanti le normali attività fino a gennaio, quando ci sarà poi l'assemblea elettiva.